È stata presentata ieri la 14ª edizione della guida pasticceri e pasticcerie di Gambero Rosso per il terzo anno realizzata in collaborazione col Club Cavè. La guida pasticceri e pasticcerie 2025 di Gambero Rosso fotografa un settore in pieno fermento, dolce protagonista sulle tavole delle feste e delle occasioni, oppure piccola coccola e compagno immancabile dei momenti speciali. Sono 660 i locali censiti dalla guida e 61 le novità che debuttano quest'anno. Sale a 33 il numero delle insegne che ottengono il massimo riconoscimento delle tre torte, a cui si aggiunge, come abitudine, Iginio Massari, maestro dei maestri in Italia e nel mondo con la pasticceria Veneto di Brescia, che merita tre torte d'oro. A stravincere come qualità è la Lombardia con 9 pasticcerie a pieno punteggio, seguita dalla Campania. 6 sono i premi speciali con 9 premiati. Riflettori accesi anche sulla pasticceria da ristorazione, che sta vivendo un momento d'oro, come testimoniato dalla sezione dedicata alle migliori pastry chef, che quest'anno conta 25 premiati rispetto ai 16 della scorsa edizione, e per la prima volta si apre al mondo delle pizzerie. In Calabria sono 13 le stelle nel firmamento, nessuno a punteggio pieno, ma sono numerose le due torte in ordine di punteggio: Lucanto a Crotone, Scudellà a Delia Nuova in provincia di Reggio Calabria, Epocos a Rende in provincia di Cosenza, Morè a Soverato in provincia di Catanzaro, e poi c'è Massimiliano Tagliaferro Dolciere a Corigliano Rossano. Ancora c'è il Golosia di Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria, San Francesco dei Fratelli Rizzo a Spezzano della Sila e poi la pasticceria d'arte russo a Vibo Valentia. 3 sono i nuovi ingressi in guida, di cui 2 abbiamo già citati, ovvero Massimiliano Tagliaferro Dolciere a Corigliano, Epocos a Rende, un'ispirazione internazionale, e materie prime ovviamente calabresi, e poi il dolce di Otto a Davoli, il pasticcere Antonio Mazza, erede dalla passione dalla pasticceria dalla madre, e nel 1919 apre questa insegna insieme alla compagna Camilla.